le faccio anche per il nord determinate inchieste, non li faccio. Mi trovi però un consiglio comunale in cui ci sono 29 indagati su 32. 29 indagati. Non andate solo il messaggio, 29 indagati. Indagati per cosa? Per 50 euro, per 100 euro? Per cosa sono indagati? Nel suo caso per diverse migliaia di euro. 23.197 euro e 47 centesimi è il danno contestato dalla procura di Catanzaro a Enrico Consolante, assunto nell'azienda di famiglia dopo l'elezione. Quando è stato assunto lei la notifica? Io non le prima rispondo, o dopo l'elezione? Non le rispondo. Lei assumerebbe un praticante che non le lavora in studio? Non lo farebbe nessuno. Non è che fa queste domande. Queste sono domande del cavolo. Mi chiedo. Queste sono domande del cavolo. Lei vuole arrivare sempre lì. Perché, perché l'azienda l'ha assunta pur non essendo in grado di lavorare per impedimenti istituzionali? A me interessa quello che pensano i cittadini catanzaresi. Certo. Perché il vostro, con tutto il rispetto che nemmeno ho di voi, a me il vostro non mi interessa niente, meno di niente. Storia simile ma in porti superiori per tre altri consiglieri. Andrea Amendola, 46.000 euro. Sergio Costanzo, 78.000 euro. E il recordman, Tommaso Brutto, a cui il comune di Catanzaro ha rimborsato oltre 100.000 euro. Non rilascio intervista in quanto il mio avvocato mi ha vietato di dire qualsiasi cosa. Lei si professa innocente, almeno questo me lo può dire, diciamo, serenamente. No, le ripeto, non rilascio dichiarazioni, mi dispiace. Buon lavoro, arrivederla. Allora vado a cercare la donna indagata che avrebbe assunto il consigliere Brutto nella sua azienda. Lei risulta amministratrice di una società che si chiama La Verde Oro. E risulta che lei ha assunto un consigliere comunale. Non posso parlare per adesso. Io sono amministratrice, però sono assunti tanti, un altro impiegato sono azienda, perciò ognuno deve rispondere per conto suo. Elzbieta Musielak, di professione badante, secondo gli investigatori era solo la prestanome dell'impresa che aveva assunto il consigliere. Ma lei, il signor Brutto che ha assunto, lo conosce o non lo conosce? Questo me lo può dire. Arrivederci. Il vero amministratore sarebbe Carmelo Coluccio, anche egli indagato, che vado a cercare nella sede aziendale. Io sono qui per capire intanto dov'era l'ufficio di Tommaso Brutto. Ma lei chi è, scusi? Io sono Salve, io sono un giornalista. E non sono rilascio dichiarazione, grazie. Ah. Così? Non abbiamo niente da dire. Anche per capire un po' come sono andati i fatti, no, signor Coluccio? Non la sento. E non insiste perché sono impegnato. Lei deve andare via. Mi ha detto che non vuole parlare con lei. E allora deve andare via. Ma voi l'avete mai visto questo signor Brutto? Prego, si accomodi per cortesia. Tenga le mani a posto però. Esca per cortesia, esca. Non c'è niente da dire qua, vai.